Buongiorno. Rapida scorsa al sommario dei principali fatti della giornata. Crisi di governo. Il segretario repubblicano Giovanni Spadolini ha cominciato stamane il suo mandato. Molta attesa per conoscere la nuova documentazione sull'affare P2. A San Benedetto del Tronto è scomparso da ieri sera Roberto Peci. Sempre preoccupante la situazione in Polonia, ma stamane l'apertura di questo giornale è dedicata ad un fatto di cronaca che da diverse ore sta tenendo tutti col fiato sospeso. Un bambino di 6 anni è caduto ieri sera in un pozzo artesiano nei pressi di Frascati, vicino Roma. Si trova ancora a una quarantina di metri sottoterra e si sta disperatamente cercando di salvarlo. Ma lo so che ti sei stancato, è tanto tempo che stai lì, ma stai buono per favore. Siamo in molti a lavorare qui. Senti questa macchina, non ti preoccupare il rumore che senti. Non urlare per favore. Buongiorno, ancora un'edizione dedicata alla vicenda di Alfredo, il bambino che da 65 ore ormai giace in fondo al pozzo artesiano di Vermicino, prima a 36 metri e poi dopo a 60 metri di profondità. Dicevo, sono 65 ore ormai che Alfredo è là sotto, ma purtroppo da più di 5 ore sembra che non dia più segni di vita. Abbiamo seguito in diretta dalle 10 di ieri sera fino alle 7 di stamane, per 9 ore di seguito, tutti gli ultimi drammatici tentativi fatti per salvare la vita ad Alfredo. Camilli, Beretta. Badaluni? Sì. Mi senti? Certo, puoi parlare. Ecco, dunque, dalle 7 cosa è successo? Alle 7 intanto c'è stata una grande delusione. I soccorritori, la gente, c'è stato, ecco, un tonfo alla speranza. Nessuno ha dato tragiche notizie, ma chiaramente un equilibrio si è spezzato. Si sperava, ecco, in questi tentativi che si sono ripetuti per tutta la notte, come hai già detto tu, che abbiamo dato in diretta, in questi tentativi si sperava molto. Giovani generosi si sono calati più volte nel tunnel, sono arrivati vicino ad Alfredo, addirittura l'hanno afferrato più volte, ma non c'è stato niente.